Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi vi portiamo al Lido di Fano, dove potete vedere alle mie spalle è stato allestito il palco che ospiterà l'inaugurazione della 22esima edizione del Brodetto Fest. Tra qualche minuto ci sarà il taglio del nastro, tanti personaggi saliranno su quel palco, 4 giorni, oggi 30 fino al 2 giugno, un ricco programma di questa kermesse che ha attirato gente da tutta Italia per gustare il piatto della tradizione tipica marinara. Tantissime novità quest'anno, io sono curiosa e voi seguiteci. Ed è di nuovo Brodetto Fest a Fano, la 22esima edizione, questa kermesse gustosa si riconferma la più importante a livello del territorio nazionale. Noi siamo orgogliosi che questa edizione, questo festival abbia rappresentato per tanti anni, 22, i prodotti della nostra marineria, i prodotti dei nostri pescatori, ma non solo, tra le novità di quest'anno iniziamo un percorso con la vongola dell'Adriatico. Infatti è una delle novità del programma di quest'anno. Esatto, avremo un punto vongole dove un ristoratore insieme ai produttori proporranno dei piatti a base di vongola e credo che sarà un punto di partenza proprio per promuovere un altro grande prodotto del nostro mare, ma in questi 4 giorni, come dico sempre, non ci sarà certamente da annoiarsi perché proporremo oltre 50 eventi dove si parlerà di mare, si parlerà di prodotti del territorio, si parlerà di pescato, di problematiche legate anche all'ecosostenibilità del nostro mare, perciò ecco, diciamo che non ci sarà certamente da annoiarsi. Tra l'altro, come vedete alle mie spalle è già pronto il palco centrale dove si alterneranno tanti personaggi dello spettacolo. Fin da stasera avremo Sergio Rubini, un attore che tutti conosciamo, che verrà a parlare del mondo dello spettacolo e del mondo del cinema in particolare. Anche quest'anno abbiamo tante persone, tante associazioni che si sono unite nel nostro viaggio e che da sempre costituiscono un po' l'ossatura del nostro festival, quello della collaborazione con tante altre associazioni, con tante persone della città, perché questo festival chiaramente deve crescere. È un festival che avrà sicuramente un futuro, io prevedo, molto 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 bello, e naturalmente tutto questo ci rende orgogliosi. Un'altra grande novità di quest'anno è rappresentata da un premio culturale. Come ho detto, tra i nostri compagni di viaggio da quest'anno ci sarà anche la confraternita del Brodetto e fin da stasera abbiamo istituito un premio, un riconoscimento a chi ha dedicato la propria vita alla promozione del mare, alla promozione della città, alla promozione del piatto, perché no, di tutta la gastronomia legata al mondo della marineria. Perciò fin da stasera abbiamo istituito questo premio che consegneremo a una persona. Poi vedremo di chi si tratta. Lo scopriremo. Un programma ricco di tante novità e la maggiore, quella che vogliamo ricordare, è che questa edizione si sfideranno ben 8 regioni. Esatto, e dopo il successo dell'anno scorso, non possiamo dimenticare che l'anno scorso erano 4 regioni che partecipavano a questa gara delle migliori zuppe di pesce, perché il Brodetto è il Brodetto, ma le zuppe di pesce, ogni città di mare ha la sua zuppa di pesce. Quest'anno abbiamo pensato di portare da 4 a 8 le regioni che parteciperanno. Le vogliamo ricordare, Presidente? Ci sarà la Liguria che ha già vinto l'anno scorso, oltre alla nostra regione, ci sarà l'Abruzzo, ci sarà l'Emilia Romagna, il Veneto e la Toscana, perché il suo Livorno non lo possiamo certamente. Credo che ci sarà anche la Puglia, giusto? Ci sarà la Puglia e un po' un'anomalia potrebbe essere data dalla presenza dell'Umbria, che non ha mare, però ha un eccellenti ristoratori che cucinano tra l'altro il nostro pesce e ne fanno un'ottima zuppa di pesce, perciò avremo la possibilità anche di gustare la zuppa di pesce, il Brodetto fatto in Umbria. Evidentemente questo festival attira anche luoghi dove non c'è la presenza del mare, ma è molto forte invece la cultura che il pesce può arrivare anche in zone dove il mare non c'è. Noi da tanti anni promuoviamo il consumo del pesce fresco, questa è la regola fondamentale di questo festival, la promozione del nostro del
pesce fresco dell'Adriatico, perché è un'eccellenza. Ci sono tanti problemi naturalmente legati anche alla pesca, legati al mondo dei nostri pescatori, sempre in difficoltà, ci sono stati tanti momenti di gravi difficoltà dei nostri pescatori, però rimane alla base della cultura di questo festival quello della promozione del pescato dell'Adriatico. Lo riteniamo fondamentale, tant'è vero che da anni collaboriamo col Ministero, col MASAF, il Ministero delle Politiche Agricole e della Pesca, proprio per promuovere il pesce fresco e farlo conoscere ai bambini. Perciò è una delle eccellenze di questo festival, quello di promuoverlo sulle tavole dei bambini, fargli conoscere, perché è un momento non solo di cultura ma anche di educazione al rispetto del mare, di ecosostenibilità verso i giovani, verso i bambini. Perciò è una di quelle cose che ci rende orgogliosi anche questo. E proprio di salute a tavola, ad aprire questa edizione, lo chef Alessandro Circello, che lui proprio è promotore che la salute viene mangiando. Esatto, sulle qualità del pescato, lo abbiamo visto sempre su Rai 1, lo abbiamo visto in tante trasmissioni dove si parla di enogastronomia, trasmissioni importanti. Lui è un promotore del consumo del pesce fresco, soprattutto sulle mense, sulle tavole delle mense scolastiche, è un grande personaggio, ma non dimentichiamo che in questi 4 giorni si alterneranno anche tanti altri personaggi del mondo della gastronomia, del mondo della ristorazione, perché poi un occhio particolare lo abbiamo sempre riservato ai nostri bravi ristoratori della città e abbiamo sempre avuto ospiti importanti. Io sono orgoglioso di avere quest'anno la collaborazione con Italia Tavola e ci sarà nella giuria che giudicherà il miglior brodetto d'Italia Lupini, che è il direttore di Italia Tavola, ma anche ci sarà la presenza di un grande chef che io adoro, 5 stelle Michelin, e sto parlando di Igles Corelli. Sarà presente nella giuria, ma sarà presente anche domenica a pranzo al Palabrodetto, dove sapete benissimo che è il nostro palcoscenico gastronomico, e sarà presente domenica per un suo cooking show tutto particolare. Perciò ecco, siamo orgogliosi di questi 50 eventi, ma guarda, sinceramente siamo orgogliosi di presentare sempre alla città un festival che la promuove, che ne fa vedere tutte le sue eccellenze, tutte le sue qualità. Perciò io sono veramente contento di tutto quello che per un anno facciamo intorno a questo festival, perché non dimentico mai che intorno a questo festival ci si lavora per tanto tempo. Bene, buon Brodetto Festa a tutti. Grazie, grazie mille. Direttore, anche quest'anno un ricco programma. Qual è il segreto, l'ingrediente segreto di questa kermesse che attira milioni di visitatori da tutta Italia? Milioni di visitatori da tutta Italia, questa mi piace. Siamo giunti alla 22esima edizione, 22 sono tante, perché come ricordo sempre, di manifestazioni legate all'enogastronomia ogni anno ne nascono tante, però purtroppo con altrettanta velocità poi scompaiono. Quindi 22 anni vuol dire che abbiamo lavorato bene e questo ci dà tanta fiducia anche per il futuro. Bene, e oggi la kermesse inizierà con i saluti istituzionali, ci sarà Alessandro Circello che aprirà insomma i battenti con la cucina. Ma questa kermesse organizzata da voi raccoglie un focus non solo sul piatto tipico, insomma, che poi è la tradizione marinara del nostro mare Adriatico, ma c'è dietro un lavoro di cultura, di sinergia, di istituzione, di territorio. È importantissimo, è fondamentale, perché senza questa sinergia non saremmo riusciti a fare quello che siamo riusciti a fare. Mi piace sempre ricordare lo spazio dedicato ai bambini, il Brodetto and Kids, dove veramente noi è una cosa a cui puntiamo tanto, perché l'educazione dei bambini già da 0 a 4 anni, il fargli capire l'importanza del mare, la sostenibilità e l'importanza di una corretta alimentazione. Ma accanto a questi ci saranno anche tanti talk, tanti approfondimenti legati comunque alla sostenibilità, e quindi veramente un programma importante che sì, è volto a promuovere il piatto del Brodetto, però tocca tanti temi importanti ed attuali. Un attrattore turistico?
Assolutamente sì, noi crediamo che veramente valorizzare le tipicità del territorio, in questo caso il Brodetto, sia veramente un attrattore turistico. E non solo, perché si valorizza comunque tramite il Brodetto anche un comparto fondamentale per noi, che è la marineria fanese. Ricordiamo i nostri marinai che ancora ad oggi hanno la fortuna di andare in mare a pescare, quel pescato poi giunge nelle tavole dei nostri ristoratori, dei nostri marinai, e viene sapientemente cucinato con le tradizioni di una volta. Quindi veramente credo che il Brodetto sia veramente un ambasciatore della nostra gastronomia legata al mare. Quindi buon cibo, tanti laboratori, tanta cultura, tanti personaggi, ma su questo palco ospiterà anche grandi personaggi dello spettacolo. Sì, già partiamo questa sera, partiamo subito forte, perché abbiamo Sergio Rubini, grande attore, scenografo, regista italiano, che ci delizierà con un talk. Quindi avere questi personaggi che tutti noi vediamo nel piccolo grande schermo, averli veramente davanti, poterli ascoltare, credo che sia veramente un arricchimento un po' per tutti. Vogliamo ricordare quali saranno anche gli ospiti delle prossime serate? Domani sera, seconda serata, avremo uno spettacolo comico con Diego Parassole, è un umorista, quindi uno spettacolo humor, che uno humor però non fino a se stesso, ma anche questo collegato a temi molto importanti come la corretta alimentazione e la sostenibilità ambientale. Il giorno successivo ci sarà una svolta, la svolta musicale, con Simona Molinari, cantante pop jazz che tutti conosciamo, e il giorno successivo, la domenica, ci sarà Renzo Rubino con la Sbanda, quindi veramente un divertimento per tutti. Mi dicono che veramente sarà uno spettacolo coinvolgente, tutto da ascoltare ma anche da ballare. Direttore, bisogna dire anche che il Brodetto si serve al ristorante, tantissimi ristoranti hanno aderito a questo progetto, vogliamo raccontare un po'? Beh, certamente uno dei motivi d'orgoglio è il fatto che tutto il comparto della ristorazione è dalla nostra parte. Anche quest'anno ha sposato il progetto del Brodetto Fest, ben 20 ristoratori che non solo nei 4 giorni della kermesse, ma un po', diciamo, ormai tutto l'anno, perché se fino a 10-15 anni fa il Brodetto lo si poteva trovare solo in alcuni ristoranti e su prenotazione, ad oggi possiamo veramente vantarci di poter trovare il Brodetto tutti i giorni in quasi tutti i ristoranti di Fano. Quindi per noi questo è veramente un motivo di grande orgoglio. Quindi destagionalizzare questa kermesse. Un'altra mission importante, oltre a quella di creare eventi e di promuovere le tipicità locali, è quella di cercare di creare turismo in periodi diversi dai soliti, quindi destagionalizzare, quindi o anticipare la stagione o posticiparla. Questo veramente crediamo che sia un focus veramente importante e su cui teniamo veramente tanto. E infatti quest'anno abbiamo iniziato a giugno. Abbiamo iniziato a giugno, è il secondo anno che anticipiamo la stagione, perché fino a 2 anni fa il Brodetto Fest, come tutti sapete, si svolgeva il mese di settembre. È partita l'anno scorso in fase sperimentale, abbiamo avuto degli ottimi successi e crediamo che continuare su questa linea sia veramente importante. Benissimo, buon lavoro e buon Brodetto Fest a tutti. Grazie, l'invito è a tutti di recarsi qua a zona Lido per questi 4 giorni, perché veramente tutti potranno trovare il talk, lo spettacolo, l'evento che più desidera. E via! Via ufficiale alla 20ª edizione di Brodetto Fest. Ovviamente dalla telecamera e dal microfono non può arrivare l'odore, ma posso garantire che arriva un profumino. Cosa state facendo? Allora, facciamo il brodetto alla fanese qui. Benissimo, per chi ci sta seguendo spieghiamo un po'. Allora, questa è una zuppa, diciamo, antica che facevano i pescatori, ce l'hanno tramandata ai nostri padri, perché noi siamo anche pescatori e sì, siamo, diciamo, appassionati di cucina e facciamo sto brodetto. Ecco. Che tipo di pesce abbiamo? Praticamente qui ci sono pesce da brodetto. Noi ci mettiamo prima la seppia, che va cotta prima perché, essendo un po' più tosta, va rosolata con l'olio. Noi usiamo olio extravergine con cipolla e aglio, e poi nella base ci mettiamo anche qualche acciuga che la facciamo sciogliere e dà sapore all'olio. Bene. Poi, dicevo, fa questo, diciamo, rosoliamo queste seppie, una volta rosolate mettiamo vino e aceto, facciamo evaporare, poi incominciamo a buttare passata e concentrato di pomodoro, perché, e poi dopo incominciamo dal pesce più sodo, che sarebbe razza, palombo. Dopo ci mettiamo anche delle mazzole, ci mettiamo anche delle rane pescatrici, insomma ci sono varie qualità di pesci in questa zuppa. E l'ingrediente segreto? L'ingrediente segreto prima di tutto è la passione, ecco. Quella è l'ingrediente segreto, perché se uno ci mette passione sa fare tutto e viene bene sicuro. Poi noi cerchiamo di farlo come, insomma, con la vecchia tradizione, come ce l'hanno tramandato, sì, diciamo, olio, come dicevo, extravergine, pesce proprio da zuppa,
e niente. Ma il segreto è quello di non il pesce sì, di non no, esatto sì, allora, perché vedo con quanta delicatezza girate finché, il pesce finché c'è la seppia la possiamo anche girare. Perfetto. Perché non si rompe. Bene. Perché invece quando noi mutiamo il pesce naturalmente non va più mosso e non va più toccato, lo adagiamo solo un pochettino per fargli prendere un po' di sugo, però va così e lasciato così per un 20 minuti e si cuoce diciamo piano piano senza, perché il pesce giustamente se si gira, usiamo pesce diciamo anche con le spine, allora non va mai girato, no? Perché questo brodetto piace tanto? Perché prima di tutto è buono e poi dicono anche che è un po' afrodisiaco, io ecco. Non lo so perché, allora magari sarà anche quello la caratteristica, adesso scherziamo, però è molto buono, diciamo una zuppa che va mangiata naturalmente col pane, dopo c'è il sugo tutto quanto, è saporita e piace. Quindi tanta passione, tanta qualità. Pesce fresco naturalmente. Ricordiamolo soprattutto. Del nostro mare qui davanti Adriatico, insomma, tutto roba fresca, non c'è roba congelato oppure che viene dall'estero, tutto pesce che si pesca qui. Signori, niente, qui tocca venire a mangiare il brodetto. Venite a mangiare il brodetto perché sicuramente non rimarrete delusi. Buon lavoro, grazie, a presto. Grazie. Professore, 22esima edizione del Brodetto Fest, di questo alimento di tradizione marinara, ma oggi, professore, com'è la situazione dei nostri mari e la qualità del nostro pesce? La situazione dei mari va benissimo, perché a un certo punto peschiamo molto di meno, ma perché c'è la flotta che è di meno, il tempo di pesca è inferiore, quindi le risorse ci sono, solo che non abbiamo mai tenuto conto che di queste risorse c'è. I pesci si mangiano fra di loro, se non li pigliamo noi, i pesci più grossi, un delfino, un tonno, mangiano degli altri pesci e il loro appetito è tutti i giorni, non è come noi che pescano con un giorno sì, due no, quello che il tempo è buono o cattivo, loro tutti i giorni devono mangiare. Quindi la quantità di pesce è buona come equilibrio, non è diminuita di troppo, ma non è nemmeno aumentata col fatto che noi non la peschiamo più. Il problema è la pesca, che la pesca oggi è un'attività che essendo un'attività economica uno va a pescare per guadagnare i soldi. Se ci sono delle condizioni che non gli permettono di guadagnare sufficiente per coprire le spese, evidentemente la gente non ci va e questo è il motivo per cui il porto di Fano è quasi vuoto, diciamo non abbiamo più le grosse barche e diciamo, la tendenza è che andranno via anche queste che ci sono, ma non solo da Fano, anche in tutte le altre marinerie italiane. Perché? Perché non ci sono le condizioni economiche, noi abbiamo un utilizzo di pesce di importazione molto più grande di quello che abbiamo noi come produzione nazionale, evidentemente a dei prezzi inferiori e la gente compra quello che gli costa di meno e quindi di conseguenza il nostro pesce non viene più remunerato a sufficiente per poter guadagnare e i pescatori vanno via. Lei cosa consiglia, professore, in questo caso? In questo caso dobbiamo fare una strategia di dire qual è la forma di pesca ancora a un certo momento che dal punto di vista sociale, economico, e normativo è ancora più libera di poter essere effettuata, è la piccola pesca, la pesca dove ci sono le barche di piccola dimensione, uno, due pescatori per ogni barca, quindi è facile anche andare d'accordo, si mette con degli attrezzi fissi che hanno un minore impatto ambientale, perché bisogna vedere anche l'impatto che hanno non solo sulle specie catturate ma sull'ambiente. Una rete d'apposta, una nassa mi prende i pesci vivi, che sia la nassa per i cestini da bombolini, che sia la nassa per canocchie, che sia la nassa per seppie, quelli me li prende vivi e mi prende una specie alla volta. Quindi io sono legato alla specie dal punto di vista della biologia, del rendimento e cose, ed è una pesca più che sostenibile. Se noi riusciamo a convertire una parte di quelli che vanno via e sviluppiamo, quindi sviluppare vuol dire pescare di più. Pescare di più però deve avere anche l'area, però se sono andate via le barche che vanno via perché non ci sono più, dove prima pescavano più di 60 barche di Fano e adesso ce ne sono 5-6, evidentemente quello spazio può essere occupato dalle barche della piccola pesca e quindi ci può essere un buon risultato anche dal punto di vista economico e produttivo. Chef, oggi lei inaugura questa 22esima edizione e lo fa ovviamente dietro i fornelli. Eh sì, qui a Fano il Brodetto Fest è un'istituzione da tanti anni e oggi ho pensato di valorizzare al meglio tanti pesci qui della zona, del territorio, perché per mangiare bene e sano, ecco, possiamo anche spendere poco, abbiamo tanti pesci del territorio in linea con la stagionalità e messi insieme possiamo ottenere non solo
tanti colori, tanti gusti, ma anche tanti sapori. Esatto, lei ha detto gusti e colori, perché lei è promotore del mangiar sano, la salute viene mangiando, è un noto personaggio nel mondo della cucina, della cultura e del mangiar sano. Cosa ne pensa? Beh, sicuramente noi siamo ciò che mangiamo. Poi qui a Fano abbiamo tante eccellenze sia dell'agroalimentare, di frutta e verdura, ma anche di dalla parte del pescato. Noi siamo ciò che mangiamo e quindi alla fine dobbiamo cercare di associare tanti ingredienti e tanti colori. In questo caso metto anche 5 colori di verdura all'interno del piatto, perché mangiando i 5 colori abbiamo le tante vitamine, no, che ci servono per una giornata tra colazione, pranzo e cena. Ecco, mangiando anche con i 5 colori assimiliamo tutte le vitamine. E in più cuocere il minimo indispensabile le verdure, perché così andiamo a assimilare al meglio un po' tutte le vitamine. Questo può essere un suggerimento. Poi chiaramente quando utilizziamo panocchio, tanti crostacei, poi durante la serata racconteremo come estrarre al meglio il gusto da tanti pesci. Esatto, il cibo che nutre e il cibo che cura. Eh sì, beh, chiaramente come dicevamo prima, la salute viene mangiando, e mangiando determinati ingredienti, ecco, la dieta mediterranea. Alla base della dieta mediterranea abbiamo i legumi, ma abbiamo anche tanto pesce azzurro. Il pesce azzurro ha tanti omega 3, omega 6, quindi che fanno bene e soprattutto hanno tante virtù nutraceutiche. Chef, per chi ci sta seguendo, un consiglio per una corretta e sana alimentazione? Beh, un consiglio, se no, servirebbe mezz'ora di tempo, però in Italia abbiamo tanti ingredienti, come diciamo prima, i colori, mangiare i legumi, ma soprattutto usare la frutta e verdura di stagione, perché quando è di stagione costa la metà ed è il doppio dei valori nutrizionali. In più parlavamo del pesce azzurro, no? Magari il salmone che arriva dalla Norvegia, possiamo anche evitarlo. Qui abbiamo lo sgombro, abbiamo le alici, abbiamo tanti pesci azzurri in tutte le regioni d'Italia, specialmente qui nelle Marche, e quindi possiamo utilizzare il pesce azzurro come fonte di omega 3 e omega 6. Chiaramente cotto nel modo giusto, magari invece di mettere tanto sale possiamo mettere le erbe aromatiche. Io utilizzo il finocchiello, le erbe aromatiche, per andare ad abbassare anche il sale, anche perché un gusto, una sapidità già ce l'ha di suo. Bene chef, buon lavoro e buon Brodetto Fest. Grazie a voi, alla prossima ricetta allora. Grande affluenza, grande apertura per questa 22esima edizione dedicata al Brodetto Fest, questo piatto della tipica tradizione marinara, e non ci resta che gustare questo meraviglioso piatto di Brodetto. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Fano TV.